vivrà nella pace l'America Latina. Però mentre a Punta dell'Este ha inizio la conferenza dei ministri degli esteri degli stati americani, i tifosi di Fidel Castro scendono in piazza per urlare il loro solito slogan: non toccate Cuba. I glabri sostenitori dei Barbudos sfilano lungo le vie della città, mentre davanti all'albergo di San Rafael ha luogo la cerimonia dell'alza bandiera delle 21 nazioni che partecipano alla conferenza. Un reparto di fanteria uruguaiana rende gli onori militari alle bandiere e subito dopo il presidente dell'Uruguay, Haedo, apre i lavori. Il segretario di Stato Dean Rusk, nel corso di una delle sedute, propone la creazione di un comitato speciale di sicurezza. Esso sarà il preludio di una versione latinoamericana della NATO e contribuirà ad allontanare il pericolo di una guerra.